abbiamo iniziato a parlare di amministrative. Le amministrative che si terranno nella primavera prossima, tra il 15 aprile e il 15 di giugno, c'è una data che si ipotizza del 7 maggio, però è ancora da confermare. Abbiamo iniziato, come normale che sia, anche noi, già giugno dell'anno scorso, ad incontrare altre forze politiche, partiti e liste civiche dell'area vicina al nostro pensiero e idea di società. Naturalmente abbiamo incontrato il laboratorio civico, quindi abbiamo incontrato il Movimento 5 Stelle, che si è fatto portavoce anche della lista Viviamo Ivrea, con la quale insieme collaborano spesso in consiglio comunale, presentano diverse istanze insieme. La nostra idea di presentazione è sempre stata molto chiara, limpida e trasparente, l'abbiamo detta subito, era quella di provare a costruire, un po' come facemmo 5 anni fa, una coalizione, un gruppo di forze, di cittadine e cittadini fuori dal PD, perché capite bene che con quello che è la nostra pratica politica quotidiana sui temi del lavoro, sui temi della pace oggi molto, della sanità pubblica, siamo divergenti naturalmente dal centrodestra, ma io questo qua non lo dico e non lo ripeterò più, è chiaro, ma anche ai noi da quel centro che ha fatto, le politiche che ha fatto sul lavoro, sulla sanità, i tagli, di privatizzazioni. E in ultimo, questo approvare l'aumento delle spese militari così alto, quando c'è il paese che è sempre più povero. Però noi non siamo rimasti fermi e soprattutto non ci interessava partire a ragionare da il candidato sindaco, le liste, mi alleo con questo. No, noi abbiamo voluto iniziare a lavorare sui contenuti. Abbiamo costituito dei gruppi di lavoro e stasera abbiamo convocato questa assemblea per presentare i primi risultati di questi gruppi di lavoro. Diciamo che nell'Ivrea Postolivettiana è una città in decrescita demografica, fenomeno che però tocca tutti i comuni dell'Interna, come andate a vedere i dati, qualsiasi comune di Mentone in decrescita demografica. Parliamo di lavoro inteso come sviluppo poi sostanzialmente, perché questo? Perché le politiche del lavoro vere e proprie ovviamente non le fa la città di Ivrea, non le fa se no a livello nazionale il governo, e peraltro abbiamo anche visto nelle ultime leggi fatte dal governo, dai governi passati, a partire dall'articolo 18, a partire dal Jobs Act, eccetera, che ci sarebbe da fare, di aprire un capitolo che probabilmente non basterebbe la riunione di questa sera per affrontare. Quindi il comune cosa può fare per il lavoro? Ciascun essere umano nasce creativo, ma pochissimi lo rimangono, perché la libertà richiede. Vediamo cosa richiede la libertà per rimanere creativi. Allora, partiamo da un presupposto fondamentale, cioè che l'arte, la cultura e la socialità sono motori centrali sia per lo sviluppo economico in generale, per il benessere sociale tra le persone e anche per la fioritura etico-spirituale di ogni persona. In uno Stato democratico, quindi, dovrebbe essere diritto universale di tutte e tutti di accedere a queste tre cose. Abbiamo preso 2 anni, in particolare, per concentrarci sui dati. Uno è il 2008, in cui c'è stato un picco demografico, e il 2022, che è l'anno appena trascorso, in cui si registra il minimo demografico di Ivrea. Successivamente abbiamo preso i dati Istat riferendoci alle fasce di età e guardando la fascia di età di nostro interesse, per cui 20-34, i giovani adulti. Ivrea viene definita città smart, Ivrea Smart. Prendiamo qui la definizione direttamente dal sito internet, dove in sostanza si dice che una città intelligente è una che è in grado di migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, armonizzando la qualità della vita dei cittadini e le loro esigenze con quelle delle istituzioni e delle imprese. Passa la cupola, che era un'ex sala conferenze, anch'essa in disuso, da ristrutturare e chiusa da anni, sempre sì, del comune pubblica, sì. Il castellazzo, che come abbiamo anticipato prima
È uno spazio pubblico che è stato appunto assegnato all'associazione Bifferi Tamburi con 75.000 euro più 7.000 euro annui per le utenze, l'uso passato appunto come sede di varie associazioni. In via Iervis troviamo questo edificio che era l'ex agenzia delle entrate, cui ci sono stati i locali comunali al suo interno, anch'esso in buono stato, in vendita. E noi l'abbiamo chiamata sala cinema, in realtà doveva essere una sala cinema, in pratica si trova in piazza Primo Maggio Bella Vista innanzitutto, ed è un... uno spazio molto ampio e largo che non è stato utilizzato mai se non come magazzino adesso dallo stesso centro civico proprio perché appunto non si è portato a termine il lavoro. Mettiamo se può, diciamo dovesse avere vinte le elezioni, no? Sì. Avete la sensibilità politica giusta per prendere in considerazione la ricostituzione di questo sportello? Questa sarebbe la prima domanda. E poi la seconda domanda riguarda, diciamo, un fatto culturale. L'integrazione dei membri delle comunità straniere nel tessuto sociale della zona. Pensiamo di provare a fare degli scambi culturali tra le diverse comunità locali, compresa la comunità, la popolazione autoctona, ok? Ma come facciamo questi scambi interculturali? Attraverso dei spettacoli, rappresentazioni artistiche con elementi popolari tradizionali. Gli stranieri qua in Brea lavorano e nel loro piccolo contribuiscono all'andamento economico della zona. E quindi vorremmo anche noi, vorremmo culturalmente esserci presenti.